Stanotte ho sognato Tullio Saba. Aveva la pelle del viso bianca come cera e gli occhi spalancati, spaventati e tristi. Una camicia militare americana del tempo di guerra, tutta strappata. Mi ha detto: tutti mi hanno dimenticato, anche gli amici, anche le donne. Non conosco tutta la storia di Tullio, e anche se la conoscessi, io poi non so raccontare, attorciglio tutti i fili. Era un bravo ragazzo, minatore, compagno, anche dirigente del partito è stato. Era un po' matto. Mi ha fatto la corte subito dopo la guerra. Mi piaceva. Ma poi mi sono sposata e... Tuo padre non mi ha mai chiesto nulla. Ma tu sei più geloso di lui. Sei più curioso. Ogni tanto mi capita di sognarlo. Sognare i morti non porta cattiva fortuna. Saranno state tutte queste domande che mi fai. Se dovessi raccontarti di quando l'ho conosciuto, partirei da quei cappellini che io e Anna Rita abbiamo tagliato e cucito con le nostre mani per andare a ballare con gli americani nel 46. Li abbiamo messi una volta sola e mai più. Tullio Saba era di Guspini. Chissà se ancora parenti. Vai a Guspini. I guspinesi hanno buona memoria, così la smette di venire nei sogni a rimproverarmi. Saba, quello che vendeva vino, o il fratello che aveva sposato la sorella di Ramon Gorriazzo? Ah, ho capito, il fratello del babbo, quello che aveva trovato una catena d'oro dentro un uraghelosa, morto in guerra. Io quello non l'ho conosciuto, di Saba ho conosciuto solo quello che vendeva vino. Mi dispiace davvero, ma l'archivio del comune è stato distrutto da un'alluvione. Ormai fanno 30 anni. Questo Tullio Saba non si trova un certificato di morte né di nascita. In miniera a San Giovanni. Nessun Saba. I Saba che conoscevo vendevano vino come me e facevano scarpe. Ma in miniera nessuno. Un momento. Ora che ci penso, un Saba c'era. Di persona non l'ho conosciuto, di fama sì. Mio padre ha conosciuto suo padre, ottimo calzolaio, brava persona, matto come tutti Saba. Mio nipote ha sposato la Saba, bagassa, e gli dicevo nonno, non mi ha dato retta, e oggi in paese gli contro le corna come il cervo. Guai a te se ti esce solo una parola. Ti cavo gli occhi con lo spillone. Spia, schifosa che non sei altro. Io, Dolores Murtaza, non sono una spia.
Sono uscita a cogliere un po' di mirto per le tacole, che non si mangiano tacole senza mirto. I Sava si erano gonfiati negli anni buoni. Uno è nascere nobile e ricco, un po' di vanità si può capire. Il paese non critica, ma nascere come Tullio Sava, nipote di un servo, e montarsi la testa come si è montato lui, a cosa può portare? A sciagure. E chi le vrai che le mine che vous dirige ont la galerie plus long du monde? Le plus long. Tullio, concentrati. Ripetilo. Est-ce qu'il est vrai que les mines que vous dirigez ont la galerie les plus longues du monde? Signora Margherita! Signora Margherita! Andiamo. È arrivata la carrozza? Sì, signora. Canta, sposta, sti de punai, de nomi cerriai, signora. Madonna Margherita. Mai le imparerai le buone maniere. Tullio, va a saluare ton père. E mi raccomando, don attenzione alle spanadas. Ogni piede vuole la sua scarpa. Scarpa e piede devono diventare una cosa sola. Tu come ce l'hai le scarpe? Morbide, da passeggio. Questa è dura. Perché deve scendere nella pancia della terra, dove c'è freddo, acqua e fango. I chiodi devono mordere la terra. Perché sennò si scivola. Nelle cuciture non deve entrare neanche una goccia d'acqua. Questo è importante. Deve essere affilata, eh? Ogni lavoro deve essere fatto bene. C'erano negozi di vestiti e donnacce come a Parigi. Lei comprava camicie e vellette e gonne in pudica alla francese. Quando la città era decaduta, continuava a comprare, ordinando per posta da una casa francese che aveva avuto bottega in città. Donna Margherita, questa è la stoffa che aveva ordinato. È arrivata proprio stamattina. Le piace? Sì, bella. Ma volevo vedere anche questo vestito. Ah, bellissimo, sì. Ti piace? Buongiorno, signor Fernandino. Donna Margherita, buongiorno. La cattiva sorte dei Saba arrivò con il fascismo e il nuovo direttore della miniera. Prima c'era un francese molto amico della famiglia Saba, cenava da loro, dove si mangiava come a casa dei signori. Ricordo che mio nonno da bambina mi parlava spesso di certe galline ripiene che solo il profumo faceva venire l'acquolina in bocca. Al mondo nuovo. Monsieur Gaston, est-ce qu'il est vrai que les mines que vous dirigez ont la galerie le plus long du monde? Mais certainement. Ci sono tante gallerie che se fossero per lungo si potrebbe arrivare a Parigi. Il tuo francese è migliorato. Dovreste fare conversazione voi due. Tra stranieri non ci si capisce. Si capiranno, si capiranno. Bevete, oggi è Natale. È nato il re dei re. Il re dei re. È nato un povero Cristo. Tutti i re sono dei tiranni. Dolores, non ti scandalizzare. Perché vedete, il potere guasta chi ce l'ha. L'unica speranza è nel lavoro. Se tutti i lavoratori avessero coscienza della loro forza. A far scarpe da buono Antonio Sava, questo gli deve essere riconosciuto. Per questo, signor Gastone, comprava da lui le scarpe per i minatori. Le uniche buone per scendere nei pozzi senza bagnarsi i piedi. Poi li vendeva lo spaccio trattenendo il prezzo dalla paga. Così Sava si era fatto ricco. Ma una è la ricchezza della terra, quella non tradisce. Altra è la ricchezza del calzolaio. Pecoroni e peccatori ipocriti, ora convien che per voi suoni la tromba. E se in questo paese viene Bakunin,
Io gli offro da bere e da dormire a casa mia, come fosse mio fratello! Fermi tutti, non sono ubriaco, no? Chi ne spera? Tu? Ma chi è questo Bacconi che va cercando Antonio Sala? È uno che incendia le chiese. Ma da dove viene questo Bacconi? Dove l'ha conosciuto? A Nuvolo? È un russo, incendiaio, ricercato da tutte le polizie. E se capita in paese, brucia le chiese e dichiara anarchia. Se Bacconi mi dice, Antoni, bruciamo la chiesa, io gli rispondo, andiamo Bacconi, e gli accendo i tizzoni. Il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà con tutto il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo... Da quel Natale tutto il paese aveva cambiato il nome Antoni Sava. Lo chiamavano Bacconi. Lui pareva contento. Vado da Bacconi a farmi un paio di scarpe nuove, dicevano. Ma proprio quel Natale il signor Gastone era tornato in Francia. Ed era arrivato il nuovo direttore della miniera, Lombardo con la camicia nera. Questo direttore nuovo era in paese da un mese, non di più, quando ha rotto i patti con Antoni Sava. Non c'era gallina ripiena che poteva convincerla del contrario. Odiava gli anarchici, dicevano che al suo paese aveva avuto questioni con loro. Lo avevano bastonato. Buongiorno. Buongiorno maestro. Vai, vai, prega di saluta. 10 centesimi sulla moglie di Schinto, il macellaio. D'accordo, ci sto, maestro. Aspettava le donne all'uscita della chiesa. Le guardava fisse e si divertiva a scommettere quale delle donne avesse fatto le porcherie col prete. Le adultere che passavano davanti alla sua bottega abbassavano gli occhi e temevano che un solo sguardo le avrebbe tradite. Molte donne sono state bastonate dai mariti. Bacconi ci azzeccava sempre. Oddio, ma lei è la moglie del nuovo direttore. Dicono che sia amico intimo di Mussolini. Ma che è lei amica intima di Mussolini? È romagnola, dello stesso paese del Duce. Buona come il pane. Avanti! Scarpe da Napoli, prodotto industriale autarchico. Il Duce non dimentica chi lavora per la patria. Il primo carico. Il
secondo sarà migliore. O volete che una miniera italiana si rifornisca da un calzolaio che si chiama Bakunin? Un anti-italiano! E cosa direbbe il duce? Vuoi mangiare qualcosa? Sì, la conoscevo bene, donna Margherita. Abitava lì di fronte. Il danno a quei tempi è stato grande per lei. Non si rassegnava a Tullio Minatore. In paese i minatori erano gli ultimi. Era una novità. Tullio stava con gli scarponi marci come i nostri. La mattina lo vedevo sbucare laggiù all'angolo, dietro quella casa. Una volta c'era la bottega di un fabbro. Allora si andava a lavorare in miniera con qualcosa sulla testa per proteggersi dall'umidità. Chi portava cicia, chi bonnet, lui sin dal primo giorno basco alla francese. Ai dirigenti, chissà perché quel basco dava fastidio, gli sembrava un'arroganza. E quello che è? È Serra, Giacomo Serra. Quello conosce le gallerie di questa miniera come le sue tasche. Se trovi un'armatura fatta regola d'arte, quella è opera sua. Serra se ne è fatta del cottimo. I minatori lo rispettano, i sorveglianti lo odiano. Con il cottimo conta la quantità e non la qualità. Sì. Però nessuna armatura di Giacomo Serra ha sepolto un minatore. A volte l'armatura ben fatta non basta. Se la miniera vuole uccidere, spacca anche il ferro. Non ci puoi mica stare una settimana per armare una galleria e con tutti i sorveglianti addosso. Se lo imitassero in tanti si starebbe più sicuri. Molti però hanno famiglia e bocca da sfamare. Sì, sì. È solito là. Io il cottimo lo devo rispettare. Voi siete soli al mondo, che ve ne fotte. Io ho quattro figli e uno è sempre a letto con la malaria. È bello sapere che c'è almeno uno che pensa a non farti crollare acqua morte sulla testa. In paese aveva cominciato a girare la voce che negli anni dei guadagni Bakunin aveva seppellito in giardino una cassa piena d'oro. I più avidi avevano ricominciato a salutare donna Margherita e Tullio ed era cominciato il pellegrinaggio. Una notte qualcuno è entrato nel giardino e con un piccone ha scavato dappertutto. In quegli anni della sua solitudine ero l'unica amica di donna Margherita. Le avevo mantenuto il rispetto e l'affetto di sempre. Una signora è una signora, ricca o povera che sia.
Qualche sera veniva a trovarmi in sartoria. Si sedeva, ricamava. Maddalena, vuoi che non mi dispiaccia? Tullio va in miniera per darmi da mangiare. Alla sua età potrebbe continuare a studiare, a farsi valere nel mondo, perché lui è buono, è bello e non è stupido. Sabardau e Puddu alla Elena. Io non ci sono mai andato così in fondo, ragazza di sua mamma. No, Cimica, sei un bastardo. La Elena è chiusa da mesi. Questi qua sono nuovi, non hanno le palle. Ci crepano lì sotto. Ah, sì? E allora ci mando pure te, Serra, così gli tieni compagnia. Forse con Tullio e Sava siamo stati amici. Ci siamo conosciuti prima della guerra. Come minatore lui aveva iniziato a Carbonio, poi era tornato in paese, non so perché. All'inizio ero diffidente, no? Insomma, si dava via da capo, come uno che è meglio e che la sa più lunga degli altri. Poi ci ho lavorato insieme in situazione di pericolo. Nel lavoro di galleria c'è poco da coglionare, esce l'uomo com'è veramente. Anche mio padre era minatore, ma anche ai suoi tempi era una vera schifezza. Ma almeno c'era qualcuno che parlava a nome dei minatori. Perché c'era un sindacato che le difendeva e si poteva scioperare. Verrà anche qui Baffone Stalin. Ma chi è questo Stalin? Che c'entra con noi? Stalin è il capo di un paese dove non ci sono padroni, dove i minatori guadagnano più degli ingegneri, perché fanno un lavoro più faticoso e pericoloso. Un paese dove le armature di Giacomo sarebbero citate ad esempio. Dove c'è il libero amore. Dove i minatori vanno ai concerti e a teatro in abito da sera. D'amore alla moda. Quei ragazzi avevano cambiato le parole. Parlava di tempi lontani, ma era come se parlava dell'Italia del Duce. Le camicie nere erano quasi tutti continentali e non capivano le parole. Ma i sardi che conoscevano le parole non potevano certo proibire la canzone. Tullio lo riconoscevo sempre, anche da lontano. Me lo mangiavo con gli occhi. Mi mangiava con gli occhi. È estremamente significativo che l'inaugurazione di Carbonia. Io e mio marito Ottavio siamo arrivati a Carbonia un anno dopo che è arrivato il Duce a inaugurare la città. Ottavio era imbrancato con le camicie nere. Non perché aveva un ideale, non aveva altro ideale oltre il soldo e il vino. Perché era furbo. Diceva, vedrai che ci guadagno. E ci ha guadagnato. A Baku Avesi era nella squadra di quelli che facevano brillare le mine. Lavoro pericoloso. E a Carboni è passato guardiano. E Stella, adesso lasciaci soli. Allora, mio marito è uscito dal pozzo e ha avuto il doppio della paga. Io invece nel cambio ci ho perduto. A Baku Avesi conoscevo tutti. A Carbonia ero sola. Vai sul letto che ne ho fatto. Su, lasciami in pace, dai. Questa notte ti faccio assaggiare il manganello anche a te. Ma Ottavio, io mi sento che muoio se non parlo a nessuno. Almeno prima ero in campagna, con i genitori. Guarda, era un aiuto anche per i bambini. Zitta, cretina. I pionieri saranno premiati, l'ha detto il Duce. Io sono sola tutto il giorno. Fammi sentire qui sotto. Oggi gliele abbiamo date quelle teste calde. Ti prego, smettila. Botte e olio di ricino, l'unica cosa che capiscono. Senti qui. Ah.
Avevo 20 anni. A vedermi ora non si direbbe. Ma quel tempo per strada gli uomini mi guardavano con gli occhi accesi. Se ero sola mi fischiavano dietro. I più sfacciati mi venivano vicini e mi dicevano frasi a doppio senso. Ma non davo confidenza a nessuno. Ottavio non voleva. I mariti si eccitavano guardandomi e sapevo che poi si sfogavano con le mogli pensando a me. Una sera sento una voce sola che sale cantando. Era Tullio. Il cuore ha cominciato a battere che mi toglieva il fiato. Ho slacciato la vestaglia ancora di più, che poteva vedere le mammelle tutte intere. Buonasera. Niente amici stasera? Non avevo voglia di andare all'osteria oggi. Lo sai, hai una bella voce. Tipo Beniamino Gigli. Perché non vai alle feste di nozze a cantare invece di fare il minatore? Ho pensato, se mi dice voglio fare l'amore con te, dico sì. Come se aveva letto nel pensiero, mi fa. Mi offre un bicchiere d'acqua? Sì, va bene. Sali. Non so cosa avevo, non mi sono mai sentita così, mai più in tutta la vita. Mi sembrava di camminare su una nuvola, come se volavo. Quel giorno, come usciva di miniera, correva da me. Per lui ero vino e osteria, cena e pane. Ero tutto. Mai nessuno mi aveva considerata così come lui prima. E mai nessuno mi ha più considerata così dopo. Ero come un cucciolo, come un fiore, un gioiello. Una bella roba. Si saranno messi in testa di arrivare più in fondo con lo sfruttamento intensivo. E sono sicuro che la rivoluzione comincia. Prendo armi e sparo. E al direttore Corbo gli sparo dritto in fronte. Io Corbo e Loci non li fucilerei. Dovrei molto di più a vederli spingere il carrello o a preparare le mine. Vado a piazzare le cariche.
Oh, questa se la vede l'occhio il direttore Corbo, gli piglia un bel infarto. Giulio, che cazzo stai scrivendo? Due testa che stai arrivando! Due testa che stai arrivando! Che cazzo hai combinato, Serra? Siamo finiti a mare. Ma non sei contento, ti fai il bagno, dai. Aio! Squadra ci mette quasi il doppio di quella di Epidio Giua. Certe rifiniture sono più vizi che pregi. Solo voi avete mantenuto la lentezza di prima della guerra. Se non rientrate nel rispetto del cottimo, per te e la tua squadra, c'è il licenziamento. Ma lo volete capire o no che c'è la guerra? Quest'anno per guadagnare come l'anno scorso dovete lavorare il doppio. Dimenticavo. Anche quest'anno il 1° maggio, ve lo scordate? Il 1° maggio lo lavorate duro. Nuova verifica sui tempi di produzione. Chi è fuori? Lo licenzio senza appello. Ve lo garantisco. Bastardo. Facciamo le armature come le vuole lui, che crollino. Anche i crolli ritardano la produzione. È sabotaggio. Per stare. Far crollare una galleria in testa a un padre di famiglia che si guadagna il pane in fondo a un pozzo. Neanche se viene Stalin in persona a chiedermelo. Non può essere così coglione. I carabinieri, la milizia occuparono il paese quel 1° maggio. Anche di fissare la bandiera sulla collina ci hanno impedito. Quella bandiera era una piccola cosa, ma ci aiutava ad andare avanti. È messo a capione. Non sarà che il Padre Eterno ce l'ha con noi. Vada zitto. Io c'ho la gola secca. Senti, ma dalle campane alle buie, come sale tu? Cos'è? Chi è? Mi cerco dal cortile! Io mi so così. La bandiera è rimasta lì anni, se la sono dimenticata tutti. I fatti di quella notte ti dicono com'era Tullio. Più temerario che coraggioso. Più pazzo che sabbio. Ma adesso, pensandoci con calma, perché ha rischiato la vita? Per una cazzata, per un sorriso. Questo era il nostro antifascismo.
Mia madre è morta. Vieni a stare con me lontano da Carbonia. Ho una casa in paese. Vivremo come marito e moglie. Portati anche i figli di quell'uomo. Vieni a stare con me. Molto bello, più di tutte le altre volte messe insieme, perché sapevo che era l'ultima volta, che non partivo con lui, non avevo il coraggio di seguirlo. Ottavio mi avrebbe cercato, i suoi camerati mi avrebbero cercato, e quando mi trovava mi uccideva. Otto l'abbiamo tirati fuori alla bella e meglio, per uno non c'è stato niente da fare. Se ci sono state responsabilità, saranno trovate e i colpevoli puniti. Tornate a casa, è una disgrazia. Cosa c'entra il Duce? Cosa c'entra il Duce? Il direttore Corbo si è pulito la coscienza licenziando il fisio Giua. Bastardo, ha messo in strada 7 persone. Che giustizia è mai questa? Hai ragione, ci hanno trattato proprio come bestie. Allora tu, sei sempre dell'idea che il direttore non vada fucilato? Fui io a licenziare Tullio Saba nel mese di aprile dell'anno 1950.
Quando arrivai laggiù in colonia, non se ne abbia male, ma si diceva così allora, il clima era pessimo. I dipendenti erano convinti di essere i padroni della miniera. Fu uno scontro durissimo, uno sciopero terribile. Si calarono nei pozzi, eliminarono con la dinamite e vi rimasero dentro per me. Angelo, l'ultimo carico. Tira. Tutti giù per terra. Ho sentito il rumore, ascoltate. Non sento niente, sono tutti morti. Non mollai. In attesa del crollo degli operai, per sicurezza mi trasferii in caserma. Rifiutavo di incontrare i loro rappresentanti sindacali finché in azienda non fosse tornato l'ordine. Ogni giorno le ceste sono più leggere. I bottegai non vogliono fare più credito alle famiglie. Povere donne, mi fanno pena. Brutte donne, Marmilla. Basse e pelose dappertutto. Non mi guardi così, maresciallo. Sto facendo il mio dovere, come lei. E cerco di farlo nel migliore dei modi. Mollarono dopo 43 giorni. Uscirono dai pozzi con la coda fra le gambe. La partita era chiusa. In una notte scrissi il testo di un accordo. Un peccato non aver conservato quell'accordo, perché glielo farei leggere molto volentieri. Ancora oggi ne vado orgoglioso. Chi vuole rientrare al lavoro deve sottoscrivere un patto di collaborazione con la direzione. Abolizione della commissione interna per la sicurezza, divieto di ricreare le precedenti organizzazioni sindacali, divieto di mantenere organizzazioni di partito fra il personale, divieto di sciopero per almeno 2 anni. No, c'è mica sei un crumiro. A te te la metteranno sempre in culo. Ardao, non fare tanto il barroso. Se hai tempo da perdere, va a casino e lascia in pace chi vuole lavorare. I capi erano Serra e Ardao, ma uno era il centro della rete sovversiva. Uno pensava per tutti, Tullio Saba. Allora, Saba, vogliamo fare 4 chiacchiere tra amici? Tu sei un buon minatore, sei giovane, non ti devi rovinare. Vedi, io non ho nulla contro di te. Tu sei una persona intelligente, io sono contento di tenerti a lavorare. Ma devi collaborare con noi. Ora, non voglio mica impedirti di essere comunista. Né ti chiedo di abdicare la tua fede, ma devi limitare la tua fede al tempo libero, alle chiacchiere d'osteria. Insomma, accettare la nuova situazione. E soprattutto la devi smettere di sobillare, di sabotare. La smetta, mi dia quella lettera. Comunicate il nome di questo bastardo a tutte le miniere sarde, che tutti siano informati di che vari elementi andranno a pietire lavoro. Non lo rivedi più. In pochi giorni licenziai tutti quelli che non aderirono all'accordo. Nell'anno successivo la produzione aumentò del 60%.
Tullio era uno strano, complicato, però sapeva assumersi responsabilità. Poi nel 42 è partito soldato e qui mi fermo. Ho continuato a frequentarlo, ma ci sono storie di cui non mi va di parlare. C'era stato il fattaccio, il processo. E chiedi ad altri, io non sarei obiettivo. Un eroe. Ho visto con i miei occhi la medaglia di bronzo, la pergamena rotolata, la firma del generale Alexander. Gli americani regalano dollari, sigarette, ma una medaglia non la regalano a nessuno. Figuriamoci poi a un italiano. È facile inventare leggende. Per un po' va lontano da casa e i conduttori dicono ha ucciso un drago, ha giocato nel Benfica o a Stoccarda aveva quattro donne, favore di questo genere. Così è andata con Tullio Sana. Dice che in guerra si era fatto eroe. Secondo qualcuno aveva liberato l'Italia da solo. Propaganda. Sanno il fatto loro i comunisti quanto a propaganda. Ma la vuol conoscere la verità. Io personalmente ho visto con questi miei occhi Tullio Sana imboscato a Cagliari. Periodo di guerra, soldato, caga. E tu come ti chiami? Si chiama Carla, perché? E io dedico a Carla e ai suoi occhioni belli questa canzone. Quando ho incontrato Tullio Sava, suonavo con Cesarino Capelluti. Cesarino, con la fisarmonica, era un mago. Cercavamo un cantante. Così Tullio Sava è entrato nell'orchestra di Cesarino. Come cantante di matrimoni, era una frana. La voce era poco adatta. Sulle note alte stiracchiava da far paura. Però risultava simpatico. Trascinava la gente. Nel dopoguerra andavamo in giro per la Sardegna a suonare per matrimoni. Cresima, battesima. Un sorrisito stuoso e miradas. Baram bimberam, baram bimberam. Baram bimberam, baram bimberam. Baram bimberam, baram bimberam. A mezza aprile no fiori rosa. A mezza aprile no fiori rosa. Colorida che tu è attraente. Tu è paghesa, amante un serpente. Un sorrisito bravo anno. Sotto sosta voddo de saghedda. Colla mananiette arburesa. A rosita e da rosa in tundi in tundu. A rosita e da rosa in tundi in tundu. Se vivi in su mondo cosa die. Passo de bere de bere de bere no. Passo de bere de bere de bere no. Eia, eia, eia. Ninora, ninora, cucumeo, si non di buffa, stundi buffuseo, fino con le edda da saman, fino che si buffa da cuvetta. I suoi giochi di parole allusivi, in dialetto, se facevano ridere le donne, quasi sempre irritavano lo sposo. Ne nascevano guai, risse. Ma lui era fatto così. Il processo è stato un inverno, tra la fine del 50 e il principio del 51. I fatti risalivano al marzo 47. Erano insieme chiari e oscuri, evidenti e occultati. Colui su cui pesavano gli indizi più gravi si chiamava Serra, Giacomo, mi pare. Poi c'era l'uomo che l'interessa, Tullio Sava. E infine un terzo uomo, di cui ricordo perfettamente nome e cognome, Ulisse Ardau. Lei adesso, Sava, fa il cantante. Curioso, no? Possidente, minatore, sindacalista, cantante. Mi piace cambiare.
Samba, lei durante la guerra ha lavorato a Cagliari per gli americani. Secondo i carabinieri, i proiettili appartengono a una pistola americana. Lei ha mai posseduto una pistola? Risponda. Pistola? Mai posseduta una, da civile. Durante la guerra, sì. Una Colt Navy, americana. Sono innocente, così come i miei compagni. Di quello di cui ci accusate, prove contro non ce ne sono. Ci volete perseguitare per le nostre idee. Contro di noi ci sono solo pettegolezzi e luoghi comuni. Lei, Ardao, perché trema così tanto? L'aula è fredda. Il rumore dello sparo veniva da destra, dai giardini della direzione. Lo sparo veniva da sinistra. Ho visto la fiammata uscire da una delle finestre della direzione. C'erano decine di impiegati, affacciati. Sì, ero affacciato alla palazzina, ma non ho visto proprio nulla. Sentito rumore, sì, ma visto nulla. Siccome che sono un cittadino onorato e voglio aiutare la giustizia, sono venuto qua di mia propria volontà per dirvi che Bannedda, Sabruscia, la strega, là, ha incontrato il morto e che il morto gli ha detto il nome dell'assassino. Ora, se volete saperlo, chiedetelo a Bannedda medesima, perché io non sono una spia. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, intanto che la verità, dicalo giura. Lo giuro, ma che non dà per comprendere nulla. Che? Parla il sardo, traduco. Bravo, traducete, prego. Allora, voi conoscete l'assassino? Mi presenta un suzzonno sabonano e del ingegnere di Corfu. E se tutto un suzzonno mi ha su nome del suo che dà morto. Sono stato visitato in sogno dalla vittima, l'ingegner Corbo, e lui mi ha detto il nome dell'assassino. Sì, ma l'ingegner Corbo vi è apparso in sogno o durante una seduta medianica? In suzzonno. Mi fai cosa meraviglia che vi signoria giugge che resta ancora questa schiacchera da pizzo delle stregonerie e delle brucerie sono cose simili. Nel sogno. Mi meraviglia, signor giudice, che lei ascolta queste chiacchiere della gente. Ma io non ci credo, però tutto il paese dice... Senti, dottor Valas, si strega, se non esiste in te. Dottor Valas, dottor Umbroglius. Le streghe non esistono, tutte bugie, tutte chiacchiere della gente. Va bene, ho capito. Ditemi il nome dell'assassino. Cula Luta Lecchino. Chi? Culo acceso, il Lecchino. Il soprannome del signor Marinelli. Ma perché proprio lui? Gulalluto è un bravo uomo che non fa male a una musca, ma voi vai e cicca, a suo momento buono, piga fuoco. Lui è un uomo buono, sa, ma sa, al momento opportuno poi sa un uomo come si incendia e... Basta! Chiamate Marinelli. Allora, prima avete detto di non aver visto nulla, ma eravate affacciato alla finestra della direzione durante i disordini, sì o no? In verità sì, signor giudice. Ma non ho visto nulla di quello che è accaduto nel piazzale. Guardavo verso i giardini dove stava passeggiando mia moglie. E che c'entra vostra moglie? Sospettavate di lei? Sì, credo che sono stato tradito da mia moglie. Non ne sono sicuro, non ho nessuna prova. Però lei è di indole così focosa. Sospettavate il direttore Corvo? No, quello mai, col direttore mai. E poi anche se avessi sospettato... La vecchia era astuta. La sua mossa diceva che il paese si muoveva, mentiva, inventava, cancellava tracce vere e ne creava di false. Ogni indizio era artefatto, creato a bella posta per allontanare l'attenzione dell'assassino, come avesse compiuto un atto che tutti approvavano, esecutore di una sentenza emessa da tutti, erettisi a giudice collettivo. Se avessi potuto giudicare sulla base della mia intuizione, avrei condannato l'Ardao come esecutore materiale e l'intero paese come complice. Non uno disse, né in istruttoria né in dibattimento, d'aver visto sparare. Mandai tutti assolti e il giudizio successivo confermò. Finita la guerra, si mise a far politica. Ma possiamo definire... Un sardista innamorato di lusso. Voleva fare una legge per riprendere le terre. Diceva, la Sardegna ai sardi. Lo seguivo spesso negli anni 50. Si spostava dappertutto.
Come carabiniere lo consideravo un avversario. Come uomo lo rispettavo, sapeva il fatto suo. Spingeva i contadini a occupare le terre incolte, a trasformarle, a coltivarle, a goderne dei frutti. Per il resto non conosco la sua storia. Dilagammo nelle campagne e organizzammo un movimento per l'occupazione delle terre. Mezza isola si mosse. Sulla Saba di formazione politica era anarchico. C'è questa tradizione anarchica in Sardegna. Forse dovuta alla vita solitaria del pastore, oppure agli artigiani, perché sono quasi sempre individualisti. Lui aveva vissuto esperienze in prima persona che per noi facevano parte del mito. Leader delle lotte operaie miniere, la guerra in Spagna, lotta antinazista in Tunisia, due condanne a morte sulle spalle, ricercato dalle SS. Era un bell'uomo, occhi grandi, espressivi. E io non lo conoscevo di persona, andavo spesso ai suoi comizi. E spiegava questioni anche difficili con parole semplici. A uno di quei comizi ho incontrato Raffaele, che poi è diventato mio marito. Un buon marito, non posso lamentarmi. Era intrigato con una famiglia di una puttana, viveva con loro in un basso alla marina, in un vicolo cieco che gli americani chiamavano Gomorra. E il nome dice tutto. Faceva mercato nero e ha continuato, anche nel dopoguerra. Adò, tu devi decidere. Questa barca salpa stanotte. Comunque, solo la lana vale qualcosa. La ferraglia tu me la dai gratis per le spese di trasporto. Ti do 340.000 lire e non se ne parla più. O mi svuoti i magazzini, ti prendi tutto, o non se ne fa niente. Ah, tenete proprio la capa tosta voi sardagnoli, eh? Facciamo così. Tu vuoi che io ti svuoto tutto? D'accordo, però ti pago solo la lana. Ti do 280.000 lire e ci beviamo sopra. Dai, dai. Ah, oi, vieni qua, vieni, dai. Ero capo del personale in miniera quando l'ho conosciuto. Questo posso dirti. Quell'uomo era uno schifo. Edvige Zudas è mia moglie, sì. Allora? Edvi! Qui c'è uno con un orecchino che vuole chiederti notizie di Tullio Saba. Hai sentito? Ha detto non ho notizie. Non hai sentito? Peggio per te. E adesso vattene. E ringrazio anche che sono una persona educata. E togliti quell'orecchino, finocchio. Yes, the strong gets more, where the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the grave. Mama mia, papa mia, God bless the child that's got his own, that's got his own. Mia sorella era innamorata di lui quando lui faceva la corte ai Edvige Zudas e cantava ai matrimoni. Poi invece mia sorella si è sposata con quell'uomo con cui si è sposata. Uomo così, non lo vorrei manco morta. Aiù, sta uscendo. Questa è. Questa è Edvige Zudas. Questa è, per carità. La signorina Edvige è fidanzata e promessa a sposa. Le serenate a qualche altra. Promessa a chi? A uno che non ti interessa chi è. Se uno di voi, perché non mi ha aspettato solo qui, per parlare da uomo a uomo? Perché è venuto con tutto questo trick e ballacche di gente? Cos'è, ha paura? Che uomo è? È armato, c'ha la pistola. Questo è il muro. Non è arma augura. Non è con voi, eh? Vi ha mandato. È uno che non ha il coraggio di farsi vedere neanche con 10 uomini a fianco.
Cos'è ricco? Mi paga. Smettila, Rosso. Che c'entra Rosso Nero? Io sono innamorato di Evice. Non è sposata. Comunque se si affaccia e mi manda via, io vado via e non torno più. Ma se non mi manda via lei, io rimango e canto. E se il vostro padrone è innamorato come me, venga e canti lui le serenate. In fondo ha ragione. Fatti vostri. In the garden shall gather, in the night shall lose. So the Bible says, and as still is new. Mama Maya, Papa Maya. Bello, mille bagassa che sei sotto io. Sei peggio di Amedeo Nazzaro. Sgaviso. Caccia è finita. Sì. Domani c'è la festa. Per tutti. Auguri, Lorci, ti rendo le mutande di tua moglie. Chi poteva pensare che Tullio avesse montato tutta quella farsa per vendetta? Ci hanno massacrato. Tullio l'ha finita con gli occhi come due melanzane. Cesarino è scappato e non l'abbiamo più visto. Io con la gamba rotta, l'orchestra è finita. Adesso gestisco questo locale, musica, teatro, danza. A ripensarci, quello è stato l'anno più bello della mia vita. Tullio fu candidato alle elezioni del secondo consiglio regionale autonomo nel 53. Candidatura azzeccata. Nelle zone minerarie raccolse migliaia di voti e fu eletto, ma non prese gusto alla vita parlamentare né al nuovo modo d'essere del partito che allora cominciava ad attuarsi. Preferiva gli anni caldi. Aveva la parola facile, ma era principalmente un uomo d'azione, anche un po' istrione. Ne ho conosciuti tanti come lui, per cui la rivoluzione era un mito romantico. L'ho conosciuto, sì, negli anni che era un politico famoso. Per 3 mesi ha abitato alla pensione Manuela, in camera mobiliata. Uno sporcaccione come tutti i maschi che ho conosciuto. Quando mi chinavo per rifargli il letto, cominciava a strusciarmi da dietro. Un grande uomo, potrei dire un cattolico. A metà degli anni 50, dopo 9 mesi di siccità, nel Sarrabus ci fu l'alluvione. 10 giorni di pioggia di rotto e grandine. Morirono i molti, soprattutto vecchi e bambini. Ci fu grande commozione in Italia e nacque una gara di solidarietà. In quell'occasione Tullio Sava coordinò con molta serietà gli aiuti umanitari. Bel tipo quel Sava, pieno di invenzioni, uno grandissimo per le bagasse. L'ultima volta che l'ho visto aveva un capannone al porto. Dopo l'alluvione fu necessario organizzare della struttura per la raccolta degli aiuti agli sfollati. A una di queste strutture fu messo lui, requisì un capannone al porto e cominciò a immagazzinare tutto quello che arrivava. Con quella merce ci trafficava,
Dio solo sa come. A fin di bene, dicono gli altri. Anche nel suo interesse, dico io. Pare che le cose più belle se le portassi a casa. Guardi, una radio americana. Funziona ancora. La gente è matta. E sembra che un gioiello così sia da buttare. Sembra che tutti hanno fretta di liberare le cantine. L'Italia è generosa. No, l'Italia ci manda i rifiuti. Ma io non butto via niente. Sava, non la tiriamo per le lunghe. È la terza volta che vengo. Ho qui l'ordinanza del prefetto. Deve sgomberare i capannoni. Ma come vuole che faccia? Devo buttare tutto a mare qui in porto. Non sono affari miei. L'emergenza alluvione è finita. Porti tutto agli sfollati, venda al Ferrovecchio. Faccia quello che vuole, purché mi sgomberi i capannoni, altrimenti passa guai. Tullio Saba è un ricordo molto bello e molto brutto. Molto bello per i sentimenti che ho provato, molto brutto per come è andata a finire. Ma tu, così giovane, perché vai in giro a cercare storie del passato? Avessi io la tua età, non starei certo a indagare sui morti. O sei forse un giornalista della televisione? No, con l'orecchino. Guarda che se devo finire sulle pagine dell'Unione Sarda non ti racconto niente. Avevo 14 anni. Abitavo a Giba. In casa eravamo 17. Mio padre era invalido, si ubriacava e qualche volta bastonava. La parte più bella della mia vita erano i fotoromanzi. Buongiorno. Buongiorno. Ci hanno detto che forse qui potevamo trovare una ragazza pulita e laboriosa, disposta ad andare a Cagliari a servizio. Che cosa dovrebbe fare? Ma badare a una persona malata, cucinare per lui, pulirgli la casa, assisterlo. E quando dovrebbe partire? Ma subito, in macchina con noi. Vado io? Mi sembra molto giovane. Maria è giovane, ma è la più svelta di tutte. Però per lasciarla andare mi dovete dare 30.000 lire. Se va via perdiamo un grande aiuto. Così sono arrivata a Cagliari, non c'ero mai stata. Ho provato un'emozione fortissima. Tutto mi pareva incredibilmente grande, colorato. La gente, le vetrine, un sogno. Cos'hai? Ma ti senti male? Se hai paura ti riporto a casa. No, no, mi piace Cagliari. Sicura? Dai, prendo io la tua valigia. Siamo arrivati. Lui arriva stasera. Intanto tu fai quello che vuoi. Se hai fame, là c'è della frutta, puoi mangiare. E là c'è anche la cucina, dove dormirai, con il gabinetto. Queste sono le chiavi di casa, ma non uscire, mi raccomando.
La sera era tiepida, la città profumata, l'aria appena mossa da un vento leggero. Dietro la cima di un palazzo alto, in direzione del porto, ho visto un alone d'argento che si innalzava. Era la luna, un quarto di luna splendente. Si stava facendo notte e il mio padrone tardava. Me lo immaginavo vecchio vecchio, con i capelli bianchi. Però pensavo che non doveva essere poi tanto malato, se poteva uscire. A un certo punto sul marciapiede è apparso un uomo. Era giovane e man mano che si avvicinava distinguevo i tratti del viso. Era bellissimo. Siediti. Mi pareva un ragazzo. Aveva i capelli neri, arruffati, occhi che cambiavano colore secondo le stagioni. Certi giorni d'estate erano gialli come il miele. Certi giorni d'inverno marroni come le castagne. Quella è stata la cena più gustosa della mia vita. Piace Cagliari? Sì, è grande. E poi avevano detto che era malato. Non è mica vero. Saba. Per me? Sì. Grazie. Ci sono tutti? Tutti. Allora, capitano. Arrivederci. Arrivederci. Mi spiace dirlo, eravamo amici, ma quei soldi Saba non li diede mai agli sfollati. Si ritenne per sé e si imbarcò. Penso che sia andato in Perù. Qui certo non è più tornato. Ma non era solo per la questione del magazzino. C'era anche un altro problema. Saba aveva messo incinta una compagna e non aveva nessuna intenzione di sposarla. E non voleva neanche convincerla ad andare ad abortire da una mammana, perché aveva paura che insieme al figlio ci restasse anche la madre. No, Giulio, non è possibile, non è così facile. Carla, io ti prometto che non... Non insistere, oramai ho deciso. Ma cosa vuoi fare? Una mia collega mi ha parlato di una donna stampace che mi può aiutare. Carla, non puoi. Giulio. Giulio, ma che vita sarebbe? Io non ce la faccio. Tu sei così... così... Vai per la tua strada, lasciami in pace. Perdonami, Giulio. E non me la sento davvero. Sono una ragazza semplice. Devo stare tranquilla. Lasciami in pace, te lo chiedo per favore.
tempi poi sono cambiati. È cambiata la gente, anche la politica. Non è stato facile adattarsi. Per uno come Tullio poi era veramente impossibile ubbidire a qualcuno. Sono stata con lui per 16 mesi. Gli ultimi 12 non è più uscito di casa. Avrei fatto qualunque cosa mi avesse chiesto, ma non ha chiesto, mai, neppure un bacio. Io però l'ho amato appena l'ho visto camminare verso casa. Credo che mi abbia voluto bene come si vuol bene una sorella. Rimpianto ce l'ho. Una volta il mio migliore amico, che per me era più di un fratello, mi ha chiesto un'arma. Io conoscevo un armaiolo clandestino. Sapevo che non gli sarebbe servito per difendersi dai cani. Gli ho dato l'indirizzo e lui l'ha comprata. Oggi non lo rifarei. Lo rifarei tutto. Se senti il bisogno di confessarti, posso chiamare un prete. Mia madre dice che bisogna tenersi pronti all'incontro con Dio. Non ho mai incontrato Dio. Hai mai pregato per te, per gli altri? Mia madre pregava. Mio padre ripeteva spesso una frase di un anarchico russo. Il lavoro è la nostra preghiera. Ho pregato io per lui. Gli ultimi tempi il suo viso era contorto come un ramo d'olivo, ma quando è morto si è disteso e pareva sorridesse. La finestra era aperta e il vento portava le voci e i profumi del mercato. La casa me l'ha lasciata in eredità. Io l'ho regalata ai suoi amici del partito, insieme a una scatola di cartone dove ho messo dentro tutte le sue cose. E per un anno, dopo la sua morte, ho sentito un dolore acuto nello stesso punto dove lo aveva sentito lui. Poi mi è passato e non ho avuto una vita sfortunata. T'hanno detto che è morto a Cagliari, in una casa di sobbrugo, Valle. E chi te l'ha detto? Una donna. Piuttosto che accettare l'idea che aveva compiuto qualcosa di disonorevole, ha preferito immaginarselo morto. Aveva qualcosa di speciale, che attirava le donne come le mosche al miele. Comunque, se proprio ti interessa vedere la sua roba, vai su, al terzo piano, da Assunta, la nostra memoria storica. Qui c'è tanta polvere e disordine. Questo è tutto quello che è rimasto. La sua borsa. Il suo basco. L'orologio. E qui? Ah, ti restituisco la tua foto, la mia tienila pure, tutto quello che hai e ti resta di me, Carla. Scusami, sono un'impicciona. Ah, questa è una foto di Tullio. Qui però non è di quando lavorava con noi, qui è più giovane, è minatore. Certo che tu gli rassomigli molto, gli occhi soprattutto. Sei parente. Se vuoi puoi tenerla. Grazie. E mi scusi per il tempo che le ho rubato. Figurati.
Qui finisce quel che resta di mio padre, Tullio Saba, nella memoria di chi l'ha conosciuto. Forse qualcuno ha mentito sapendo di mentire, o invece tutti hanno detto ciò che credono vero, magari inventando particolari qui e là per il gusto di abbellire le storie. E sui fatti si deposita la polvere della memoria, che lentamente distorce, trasforma le storie della gente, non meno che i resoconti degli storici.